sono qui negli studi di TV City perché voglio parlare con gli elettori, tutti gli elettori. Voglio dire che la mia giunta sarà una giunta tecnica, in particolar modo specifica in alcuni settori, ad esempio quella lì, la dalla delega al Cammeo e al Corallo, perché il Cammeo e il Corallo sono state la parte economica importante della nostra città. Io mi immagino di stare vicino a questa parte economica fondamentale ed importante, perché dobbiamo mettere in essere un borgo del Corallo, perché mi immagino la filiera delle liste dei beni immateriali del patrimonio dell'UNESCO debba essere padrona, diciamo, del nostro Corallo, e perché credo che il Corallo sia un motivo di attrazione da parte dell'estero, perché quando qualche volta siamo stati all'estero e qualche volta addirittura in altri continenti, tante volte ci siamo resi orgogliosi come cittadini di Torre del Greco quando si parlava di Corallo e di Cammei. Voglio anche approfondire la questione delle politiche sociali, che tanto e tanto è mancato in questa nostra città. Sono stato un po' in giro, ho conosciuto le associazioni, mi sono confrontato con le associazioni e insieme ci immaginiamo intanto un incubatore, nel senso che questi ragazzi devono avere i loro spazi. Noi vorremmo essere interlocutori più forti con la regione per la legge regionale del dopo di noi. Io negli ultimi anni mi sono personalmente molto dedicato alla questione della balneabilità. Come molti sanno, sono stato fino a prima della mia candidatura vicepresidente della GORI. Abbiamo lavorato tantissimo per il collettamento che va da Ercolano a San Giovanni Est, nel depuratore di San Giovanni Est. Stiamo lavorando in modo continuo e i lavori finiranno per marzo prossimo per il collettamento per i nostri depuratori nel grande depuratore della Foce Sarno. Stiamo lavorando e siamo già a metà dell'opera per la bonifica del fiume Sarno. Entro giugno prossimo avremo un mare non solo eccellente, dopo la bonifica addirittura bandiera blu, che può sembrare una cosa incredibile, ma dico ai miei lettori, vedete, tutto è possibile quando si amministra bene. Da lì partiamo, quindi, dal turismo, l'incremento sicuro del turismo che si sta, perché noi teniamo una costa fantastica, perché la nostra città è posta al centro del golfo, teniamo 8 km di arenile, ovviamente anche lì sono state stanziate dalla regione Campania 13 milioni e mezzo circa per quanto riguarda i frangifrutti e quindi la protezione delle coste, e quindi significa ripascimento delle spiagge, quindi da lì parte il volano, lo sviluppo, l'economia per la nostra città. Nei primi 100 giorni di amministrazione mi immagino uno spazzamento radicale della città, perché la polizia ora è diventata veramente la prima cosa. Mi immagino mettere le strisce, diciamo, orizzontali e verticali, che danno a bell'immagine, e mi immagino solo un diserbamento totale perché è invivibile questa città, e mi immagino soprattutto i parchi e le ville con piccoli prati con i fiorellini dentro. Questo darà già un input importante a quello che potrebbe essere un'inversione totale per la nostra città. Il mio primo impegno, perché essendo in campagna elettorale è una cosa che mi rattrista e mi fa male. Intanto bisogna mettere il sorteggio degli scrutinatori, perché non si può più immaginare questa storia che si possa fare la politica sugli scrutinatori. Saranno sorteggiati e saranno anche sorteggiati a giro. Che significa? Significa che quelli che saranno sorteggiati prima non saranno poi messi nella lista e saranno sorteggiati gli altri, così che tutti possono avere la possibilità di fare lo scrutinatore, che è una cosa antipaticissima per i tanti giovani che rimangono delusi e possa essere oggetto, diciamo, anche di campagna elettorale becere da parte di tanti soggetti. Al di là di questo, credo che il comune debba essere al servizio del cittadino. Non è impensabile, inimmaginabile una tessera, una carta d'identità che venga nel 2023 data dopo 7 mesi, 8 mesi o cose del genere. Bisogna rafforzare la macchina comunale, bisogna fare nella piena trasparenza, perché ci tengo a dire, il comune deve essere una casa trasparente. È finita la storia. Se ci sono io, è finita la storia, dobbiamo essere trasparenti e tutti devono essere responsabili e dare le risposte ai cittadini. Questo è quello che interessa.
e noi questo faremo. Io credo che bisogna potenziare in modo importante il pronto soccorso, che deve essere a servizio non solo della città di Torre del Greco, ma di tante altre, diciamo, esigenze anche da parte di comuni vicinori che sentono l'esigenza di questo. Il sindaco, e questo è per tutte le cose, deve essere promotore di controllo, ma anche di continui colloqui con gli altri enti e con le altre istituzioni, in questo in particolar modo con la Regione Campania, che è il punto di riferimento delle ASL e degli ospedali. E vorrei aggiungere un'altra cosa che non è per ultimo, perché forse è anche una delle cose importanti, all'ASL, in particolar modo al Bottazzi, purtroppo c'è un marasma generale, anche lì il sindaco deve avere il suo ruolo, si deve fare portatore di istanze soprattutto nei confronti del direttore generale. Il 17 maggio sicuramente chiederò un confronto immediato. Oggi c'è una buona parte della città che è indecisa di andare al voto. Il diritto al voto è un diritto importante, perché così non si lascia decidere solo agli altri. E però noi li stiamo aiutando sotto questo aspetto, li stiamo aiutando perché loro sanno che la nostra coalizione è una coalizione fatta da persone che hanno dovuto consegnare il casellario giudiziario nullo e i carichi pendenti nullo. Questo ha creato una linea di demarcazione nel vero senso della parola, che ha fatto in modo che si potessero poi coalizzare dall'altra parte tutti coloro che non avevano le stesse, diciamo, prerogative. Un ultimo appello agli elettori. Il 14 e 15 maggio voi diverrete responsabili per il futuro dei nostri figli. Noi abbiamo voluto in qualche modo fare questa campagna elettorale, siamo scesi di nuovo tutti in campo, tanti imprenditori, tanti professionisti, ma anche operai, casalinghe, tutti insieme per cambiare la nostra città adesso.